In Serie B la sosta è arrivata al momento giusto per tanti motivi, prima del rush finale. Occasione quanto mai propizia per fare il punto in generale col responsabile dell'area tecnica del Pescara, Giorgio Repetto, a cominciare naturalmente dagli infortunati. Certo il rientro a Lecce di Capitan Brugman. Brugman onestamente ha tirato la carretta per molto tempo con un dolore all'adduttore, ha giocato più partite con delle infiltrazioni, quindi chiaramente l'abbiamo portato proprio al limite. Credo che queste due settimane, tre settimane di sosta gli possono aver fatto solo bene. Quindi grande professionalità, lo sottolineiamo, sì, da parte del capitano. Di tutti, ma lui quest'anno veramente ha giocato in condizioni proibitive. 8 gare all'epilogo della stagione, 4 scontri diretti, di cui 3 all'Adriatico, dove finora il Pescara ha fatto meglio di tutti insieme col Brescia, 30 punti, 9 vittorie e 3 pareggi. Sì, abbiamo avuto un bellissimo rendimento in casa, non abbiamo altrettanto rendimento con le grandi del campionato, cioè abbiamo avuto qualche passo falso fuori casa, logicamente di più, e in casa però con il Cittadella e il Brescia. Quindi tutte le partite sta dimostrando il campionato che sono difficili, sono complicate, e noi spero che ci si arrivi con il vento in poppa, nel senso stando bene fisicamente, avendo l'entusiasmo che dobbiamo assolutamente avere, perché dopo un campionato come questo i giocatori hanno dato tutto e adesso devono tirar fuori anche le ultime energie. Ecco, il rollino di marcia, lo diciamo senza tema di essere smentiti da parte di Pillon, è inappuntabile. 45 punti, avremmo messo tutti la firma alla vigilia di questo torneo. Nell'ultima gara, non benissimo eufemisticamente, una squadra bloccata, tatticamente più difensiva che offensiva. Sì, è una scelta tecnica di mettersi in un certo modo, tattica più che tecnica, di mettersi in un certo modo, e potevamo rischiare qualcosa in più, potevamo anche rischiare di perdere la partita, potevamo rischiare di vincerla, chiaramente ognuno la vede a modo suo, però può darsi che poi alla fine magari quel punto lì possa essere importante, quindi tutti quanti siamo rimasti un po' così a vedere la partita, specialmente il primo tempo, però è un campionato duro, ci siamo arrivati con veramente le risorse fisiche un po' ridotte al lumicino, e come dicevi tu, credo che questa settimana di sosta sia arrivata nel momento giusto, cosa che magari non ci è successa, non ci è successo quando si è fermato il campionato a Natale, dove stavamo veramente volando. Il futuro di Giorgio Repetto, blindato? Sto avvicinando piano piano al sonno eterno, quindi voglio dire io... non credo che ci mancherà molto, però voglio dire... Conta lo spirito, mi sembra. Sì, no, ma io mi sento giovanissimo, giovanissimo, ma ho il contratto, rimango qua. Ora chiaramente bisogna che, penso che sia già tempo questo, da parte della società, di stabilire bene quello che si deve fare per il futuro, cioè nel senso di sapere cosa, come e chi lo deve fare, cioè perché è importante mettere le basi per sapere quali sono i ruoli, per sapere quello che si deve fare e come lo si vuole fare. Ecco, ma questo ruolo piace a Giorgio Repetto, il responsabile dell'area tecnica, perché in realtà, insomma, è chiaro, più una sorta di consulente Giorgio Repetto del Pescara, no? Come contratto avevo la stessa identica dicitura, direttore dell'area tecnica, però avevo molto spazio sul mercato, direi carta bianca, nel senso di muovermi come volevo. Quest'anno mi è stato chiesto qualche consiglio all'inizio, poi per lo poco più tardi, quindi ho capito che il mio ruolo era quello lì di stare con l'allenatore, con la squadra e via dicendo, e faccio quello. Se mi chiederanno prossimamente di interessarmi anche un po' della formazione della squadra, di come si vorrà fare, me lo diranno. Per adesso non è un problema, ho questo ruolo e mi piace, sto bene con l'allenatore, sto bene con i giocatori, quindi non ho nessun problema. Ti faccio anche una domanda sul settore giovanile, perché comunque la Primavera sta facendo un ottimo lavoro con Luciano Zauri in panchina, ci sono anche elementi interessanti, non possiamo dire se di prospettiva perché è ancora presto, però ci sono dei giocatori che potrebbero magari tornare utili anche per la prima squadra. Ma io credo che per la prima volta mi sembra che ci siano almeno 5-6 elementi che
che potenzialmente possono giocare a calcio. Parlo della primavera perché poi io gli altri non li ho visti, ma mi dicono che anche nelle categorie inferiori, 16, under 17, under 15, ci sia qualcosa di importante. Io quelli che ho visto in primavera mi sembra che abbiano delle possibilità, poi se possono arrivare a giocare in A, in B o in C, o lo dirà il futuro, però potenzialmente mi sembra che abbiano delle ottime qualità. Io personalmente preferisco puntare sui giocatori di proprietà piuttosto che prendere in prestito dagli altri. È vero che in estate, la scorsa estate, Giorgio Repetto aveva bloccato la mantia? Avevo telefonato a Lentella, con cui ho buoni rapporti col direttore sportivo, avevo parlato col procuratore di la mantia che mi diceva se viene a Pescara non lo faccio andare neanche in ritiro, insomma è una piazza che gli andrebbe bene, è un procuratore Ferrari, l'avvocato Ferrari con cui abbiamo rapporti buoni, però poi io ho capito che non avevo quel compito, quindi sono rimasto fuori. Cioè, ma voglio dire, non è che magari arrivando alla Mantia avevamo 60 punti, poi magari ne avevamo 30. Quanti punti servono per chiudere il discorso playoff? Beh, credo che la situazione si è complicata con questi ricorsi contro lo Spezia, ma soprattutto perché, come sempre, in Italia non si prendono delle decisioni. Il ricorso del Livorno contro lo Spezia è stato già inoltrato da un mese e non c'è stata ancora sentenza. Ora si è accodato anche il Benevento, quindi se lo Spezia viene condannato a perdere le partite dove in cui ha giocato Careche e con le squadre che hanno fatto ricorso, rimarrebbe a 34. Chiaramente è difficile ipotizzare che in 8 partite possa fare 20 punti, voglio dire, quindi magari gliene dai anche 16, ma quindi la quota potrebbe essere 53-54. Se invece lo Spezia si ritrova a 40, credo che ci sarà ancora da camminare e ci vorranno 55-56 punti. Volata finale il 31 marzo, la ripresa, il Lecce fuori casa sarà il posticipo, 3 giorni dopo il Palermo all'Adriatico. È lo snodo decisivo secondo te? E 3 giorni dopo ad Ascoli. Ascoli. Insomma, certo. Credo che ci aspetta una settimana molto molto dura. Il Lecce gioca bene ed è anche in questo momento un entusiasmo a livello locale, di come pubblico, come un seguito eccezionale. E la squadra gioca onestamente un bel calcio, gioca bene. Hanno costruito una bella formazione, molto forte anche fisicamente, oltre che tecnicamente, ma forte anche fisicamente. Hanno segnato moltissimo di testa, sono pericolosi. Il Palermo, dietro Lucioni, Meccariello, sì, poi la Mantia davanti. Sì, Bovo perché adesso sta male, ma e poi il Palermo, è inutile che lo dico, insomma, ma davanti ha 4-5 giocatori che Puskas, Nestorowski, Trajkovski, Moreo, Faletti si è fatto male, sì, quindi non dovrebbe esserci, meglio, sì. Sì, qualcuno manca, allora è meglio che gli manca. E poi l'Ascoli, che secondo me è una delle squadre che si esprime meglio. Ha fatto una gran partita a Verona. A Verona, ma ha giocato anche molto bene contro di noi, onestamente, sì. Hanno giocato bene, hanno una bella organizzazione e anche giocatori di qualità. Se riuscissimo a fare i 4-5 punti, poi è chiaro che a 5 pari della fine essere 49-50, insomma, ti permetterebbe di sparare tutto quello che hai. Diciamo che sarebbe difficile, importante, se non fondamentale, pronti via la ripresa, non perdere a Lecce. E col Palermo. Quelle due partite lì ti potrebbero permettere di andare a Ascoli, giocarti la partita, anche se siamo nella condizione di farla anche ora, perché non rischiamo niente, abbiamo 45 punti, quindi però psicologicamente venire fuori, come dicevi tu, da due partite come queste così importanti con il risultato positivo, sicuramente ai giocatori darebbe una carica eccezionale, anche all'ambiente penso, perché a quel punto penso che tutti quanti ci verrebbero dietro. Col rientro di Brugman potrebbe secondo te cambiare qualcosa nell'assetto? L'assetto poi lo trovi, certo. non è un problema, perché i giocatori di qualità fanno solo bene alle squadre di calcio. Io la penso come Allegri. Allegri, ho letto che dice grande, ci vuole una grande regolarità in difesa, quindi un'organizzazione difensiva, e poi ci vuole la tecnica, ci vogliono gli giocatori che ti fanno vincere le partite, perché io non sono stato uno di quelli, quindi per quello te lo dico, perché ci vogliono poi i giocatori di qualità. Gli altri si mettono, devono essere bravi a fare, come l'ho fatto anche io, del resto, il gregario e via dicendo, puoi essere un gregario più o meno di qualità, ma ci vogliono poi i giocatori determinanti per vincere le partite. Ma poi, insomma, il calcio è fatto di due fasi, no? Non è una scienza, fase di non
possesso e fase di costruzione e impostazione. Esatto, ma siccome... Tu sei molto umile perché dicevi sì, facevo il gregario, ma a quei tempi tu avresti fatto la differenza nel calcio moderno. No, ma io... Con le tue qualità tecniche, sì, prima era diverso. Sì, ma quello non cambia. Io ho fatto una scelta allora di... Io avevo fatto 5 gol quando sono arrivato a Pescara i primi, ma poi... Vedendo uno come Bruno o Nobili che onestamente aveva delle qualità offensive nettamente superiori alla media, specialmente nettamente superiori alla Serie B, quindi era un giocatore tecnicamente per qualità da Serie A, è normale che se lo fai correre troppo poi non vinci le partite. Cioè io, è un discorso di squadra, io credo che sia normale che i giocatori che possono e hanno le qualità per fisico, per corsa, per volontà, per tutto quello che hanno, per cuore, per palle, posso dire, si può dirsi, per palle, di partecipare di più alla fase di non possesso, e proprio lo devono fare perché devono liberare quelli che hanno più qualità tecnica per determinare il risultato a favore. Se non fai gol non vinci mai. Assolutamente. A proposito di corsa, un'intervista rilasciata proprio oggi al quotidiano Il Centro dal collega Giovanni Tontodonati dal preparatore Tafuro, che ha detto secondo me una cosa interessantissima che pochi dicono in realtà in questo mondo variegato del calcio: vince non chi corre di più ma chi corre meglio. Esatto, ma la sacrosanta verità, Tafuro ha fatto molto nel calcio dal punto di vista così della preparazione atletica, e è un personaggio che ha creato delle piattaforme che sono state poi, vengono usate da squadre di calcio di grande livello, e ha detto una verità enorme, perché non, logicamente correre bisogna correre, ci mancherebbe, però devi correre bene, correre stupidamente non porta a nulla. E in generale io credo che un'altra verità sia che i giocatori devono sempre fare quello che chiede l'allenatore, perché quando mettendoci le qualità delle loro capacità personali al servizio del gioco di squadra, certo, che chiede l'allenatore, qualsiasi allenatore, quindi se il giocatore si dispone bene mentalmente le squadre vanno bene. Tornando a Brugman, il capitano ha dato il meglio di sé. E questo è un mio modesto punto di vista, per carità. L'anno di Marino, quando si inventò, tra virgolette, il 3-4-3 con Zuparic al suo fianco che fungeva da frangiflutti. È riproponibile una situazione tattica del genere nel Pescara attuale? Ma io credo che ci siano, a prescindere dalla difesa a 3, che può essere anche a 4, non cambia molto. Chiaramente lui, avendo delle grandi qualità tecniche e anche di impostazione di gioco, ha bisogno di essere sempre dentro al gioco, quindi quando la palla ce l'ha la tua squadra, Bruno va cercato costantemente perché sa inventare, sa partire da solo, ha una progressione palla al piede centralmente. Io credo che difficilmente ci sia un centrocampista anche in Serie A con queste capacità di puntare la porta. Chiaramente un giocatore vicino a lui che si preoccupi poi di mantenere le posizioni difensive può essere un aiuto sia per lui che per la squadra, ma questo logicamente va programmato nel tempo e trovare i giocatori adatti. Io penso che quando hai un giocatore di qualità l'importante è cercargli vicino quelli che possono essere più adatti a far emergere il suo gioco. Pronto a tornare in TV, Giorgio? Più presto possibile non te lo so dire. Però si spero può fare. Ma non si può fare, perché ho visto il casino che scoppia. Vandanara l'ha fatto. Vandanara è un problema solo per chi veramente. Io non sono un po' particolare. I procuratori, anche se non sono donne, rompono i coglioni uguali, telefonano lo stesso, e se non fai giocare un loro giocatore ti chiamano 50 volte, se non prendono i soldi chiamano uguale, la stessa cosa. Lei fa notizia perché è donna sicuramente, però non fa nient'altro di diverso da quello che fanno tutti i procuratori del mondo. Siamo stati compagni di avventura io e a Rete 8, insomma, quindi 12 anni divertenti, e devo dire che mi manca pure, ti dico la verità. Quindi si può fare? No, io non faccio la prova, non ho le tette sue, non mi posso presentare in disabile e faccio ridere. Cioè, voglio dire, non si può fare perché bisogna mantenere sempre il ruolo che si ha. Cioè, non posso venire a parlare del Pescara quando sto dentro il Pescara. Sarebbe una cosa antipaticissima per quelli che lavorano nel Pescara insieme a me. Quindi, però qualche trasmissione sì, questo è poco ma sicuro. Insomma, magari prossimamente un lunedì. Un lunedì sera, anche perché c'è...
c'è l'amicizia, c'è Marchetti pure, insomma è un bel pezzo che non lo vedo, l'ho sentito qualche volta ma non lo vedo e quindi ci vengo volentieri.